Signori, che piacere essere ritornati dopo quasi un anno e mezzo nel fantastico mondo di World War Z, dove chiunque incontri proverà a smozzicarti male la faccia. È uscito finalmente un nuovo DLC che si chiama World War Z Aftermath. Praticamente introduce due nuove campagne, una delle quali è ambientata a Roma e l'altra in Russia, un'altra parte della Russia, perché già nel gioco originale c'era quella ambientata a Mosca. Allora, andiamo a conoscere prima di tutto i nostri quattro protagonisti molto italiani. Allora, la prima signorina si chiama Daniela Martin. Dire che Daniela è competitiva sarebbe un eufemismo. Professionista di BMX dall'età di 15 anni, ha seguito il circuito professionistico internazionale per lungo tempo ed era a Roma quando l'epidemia è scoppiata. Oh mio Dio, il Covid! No, qua è molto peggio, ragazzi. Si rifiuta di considerare il fallimento come opzione e chiede sempre il massimo dalla propria squadra. Poi abbiamo il signor Giovanni Gallo. Giovanni stava iniziando a godersi la tranquilla vita del pensionamento, dedicandosi a caccia e pesca quando l'infezione si è diffusa nel paese. Considerato suo malgrado come la figura paterna della squadra, Giovanni ha sfruttato la propria esperienza di survivalista per garantire la sopravvivenza di chi cerca in lui una guida. E non possiamo dimenticarci di Sofia Lombardi, sono tutti mezzi ignudi a quanto pare. Sofia stava per completare il dottorato in ingegneria meccanica quando l'epidemia è scoppiata a Roma. Compassionevole ma pratica, è sempre disposta a fare la sua parte, che sia insegnare come purificare la rete idrica negli insediamenti o respingere un'orda di zombie. Ed infine il grande Marco Conti. Non ha nulla a che fare con Giuseppe, mi dicono, non è raccomandato. Marco è sopravvissuto ai primi 20 mesi di epidemia insieme alla moglie, che però è morta di recente a causa di un ictus improvviso. Incredibile. Ci sono gli zombie che ti mangiano dietro ogni angolo e lei ci ha avuto l'ictus, che sfiga. Preda di una grave depressione e attacchi autodistruttivi, tira avanti solo grazie al suo amore per i compagni di squadra. Sì, certo, amore per i compagni di squadra. A parte che non so se in Italia abbiamo un liquore fatto così. Ma, made in Mother Russia. Ok, si chiama Uncle Vasile. Lo zio Vasile ti offre l'alcol, quello buono buono. Allora, terrei la signorina Daniela Martin, che mi sembra quella un pochettino più cazzuta effettivamente, e direi quindi di iniziare la campagna di Roma. Roma si è abituata alla dura realtà della vita post-epidemia. Squadre esperte e altamente coordinate lavorano insieme per contenere i morti, mentre un team di esperti di talento ha escogitato un piano radicale per riprendere la città. Sono curioso di scoprire quale sia il suddetto piano. Allora, la prima missione si chiama Terra Santa. La squadra Minerva, un'unità di esperti fondamentale per la prossima fase del piano di liberazione di Roma, è scomparsa. La squadra Apollo viene inviata sul luogo di incontro di emergenza, la Basilica di Sant'Anna, per cercare di riportarli indietro sani e salvi. Ed inoltre, con questo aggiornamento, hanno anche introdotto la modalità in prima persona, che a mio avviso renderà gli scontri decisamente molto più coinvolgenti. Signorina, comunque, per evitare di farsi smozzicare dagli zombie, andare in giro mezza ignuda non è la migliore delle idee. Aspetta, che hanno anche aggiunto nuove tipologie di armi da mischia. Ora sono divise in leggere, medie e pesanti. Cioè, le pesanti ad esempio sono la mazza da baseball della tizia. E vabbè, la mazza grande e grossa. Fra le medie abbiamo ad esempio la pala. Sono quelle standard che c'erano anche nei capitoli precedenti. E poi ci sono quelle leggere che fanno meno danni ma saranno decisamente più veloci. Oh mio Dio, posso andare in giro con la doppia mannaia? Mi prendi in giro? Non farà troppi danni ma sarà iperveloce. Posso fare cotto e mangiato con gli zombie, ma è bellissimo, guarda. Beh, quantomeno cotto e squartato. We're nearing the graveyard now. Vesta, when was the last contact with the engineering squad? Minerva squad is on Shitcan walkies, but it was 16 hours ago. We should have started looking this morning. We can't take back the city without them. Chi è che ha avuto la bella idea di entrare in un cimitero durante un'apocalisse zombie? Ok, squadra, diamoci da fare. Mio Dio, che strano essere in prima persona. Oh, dovrò fare molta pratica, ormai mi ero abituato alla terza persona. Ok, come al solito sapete molto bene che dobbiamo eliminarli senza far rumore, utilizzando per l'appunto le armi silenziate, altrimenti le orde ci verranno addosso alla velocità della luce. Ok, teniamo gli occhi aperti ovviamente perché ci sono gli zombie speciali. Dobbiamo trovare quindi una via per la basilica. Perfetto, signore. Aspetta che poi ti alzi all'improvviso. Ok, controlla i corpi. È un problema, signora, sono corpi dovunque, faccia lei. Ok, maronne, con la nebbiolina non si vede nulla. Santo cielo, lo smog di Roma. Ragazzi, copritemi il culo. No, scusate, ho sbagliato tasto. Aspetta, ispeziona cadavere e... sto facendo del mio meglio, gente. Sparate a tutti gli zombie che sono in zona.
Aspetta, abbiamo un altro cadavere anche da questa parte. Il primo che si muove lo picchio male. Perché non la becco mai al primo colpo? Aspetta, no, questo era già sufficientemente morto. Ragazzi, ne ho uno dietro. Ok, ne ho tanti dietro, come non detto. Ok, ancora nulla. Avanziamo all'interno del cimitero. Maronne quanti zombie. Cioè, voglio dire, se non stanno al cimitero poi non so dove dovrebbero stare. Perfetto, all'interno. Oh mio Dio, fucile automatico pesante. Una delle mie armi preferite. Perfetto. E qui abbiamo un altro cadavere. E quello fortunato, me lo sento. Oh, meno male. Meno male, gente. Veloci, corriamo a aprire quel cavolo di cancello prima che spunti qualcun altro. Anche perché in sto gioco gli zombie sono praticamente infiniti. Ok, sblocca la porta. E non potevamo sparare al lucchetto, eh. Ok, raggiungi la chiesa e troviamo Luca. Bani. Ade Boni. Porco cane. Signori, abbiamo anche una ricarica di munizioni. Vai, ottimo. Perfetto, perfetto. Ok, morti tutti. Non voi non vi alzate. Questa sì che si alza, me lo sentivo. Ok, siamo in zona. Veloci, fateci trovare un'uscita dal suo cimitero. C'è troppa gente morta male. Domani la senti tutta, gli ho mannaiato la vita. Maremma mannaia. Aspetta, aspetta, c'è veramente un cifrone di gente. Allora, cominciamo a fare un po' di colpi alla testa. Perché mi ero messo un po' a sparare ad Katsum. Ma non mi aspettavo che ci fosse così tanta gente. Aspetta, Boni. Ade Boni. Ciao, Boni, ci sono abbastanza loculi per tutti. Mai vista tanta gente in cimitero, eh. Perfetto. E guardali, sono dovunque questi maledetti. Aspetta. Ok, ok. E vabbè, una riunione praticamente. E che cocchio. Se mi devi palpeggiare, almeno invitami a cena fuori prima. Prendi colpi per la pistola. Ok, col fucile d'assalto in caso di necessità. Intanto sto gioco mi vuole bene. Aspetta, aspetta. Ok, ricarica, ricarica, veloce, 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 perché mi palpeggino male. Sento qualcuno che rugna. Fammi tirare fuori le armi pesanti, che cosa buona. E tanto giusta. Ok. Aspetta, aspetta. Oh, ciccio grosso più grosso. Ok, eliminato alla velocità della luce. Si rispari sulla colonna vertebrale. Beh, è il suo punto debole, ci siamo capiti. Controlliamo se magari ci sono degli esplosivi in giro. Sapete, quelli che ci servono per aprire le zone segrete. No, ma almeno abbiamo trovato un medikit, che non mi serve perché adesso abbiamo tutti la vita al massimo. Ok, senti, vediamo di avanzare. E chi si è visto, si è visto. Sento qualcuno che... Dove sei, pervertito del quartiere? Eccolo là! Guarda dove lo sentivo! Marece! Il pervertito che ti salta addosso e ti palpeggia male. Mia cugina è rimasta anche incinta. Una roba assurda, ma vabbè, dettagli. Ok, vediamo di scavalcare. E olle! Perfetto, siamo arrivati alla chiesa nel frattempo. Ok, lì. Ehi, quanti! Ma cos'era, la sagra del paese, probabilmente? E quindi erano tutti qua. Porco cane, quando la gente sente che c'è cibo gratis, arrivano proprio a orde, nel vero senso della parola. Pane, pane. Porco cane, dovrei effettivamente fare più colpi alla testa. Gli ho staccato un braccio al tizio. No, signori, non con le armi che fa rumore, ma siete scemi nel cervello. Sti italiani, porco cane. Ah, che devono sempre far casino e urlare. Ok, li abbiamo quasi fatti fuori tutti. Qualcuno all'interno della chiesa. Oh, abbiamo una torretta automatica. Vieni da mammina, perfetto. Allora, cominciamo a... Sì, quello deve essere il signor Luca, probabilmente. Aspetta un secondo, eh. Allora, mettiamo una torretta automatica direttamente qua. In realtà tutto questo lo facciamo per proteggere Don Telone, che era il parroco di quartiere. Dobbiamo trovarlo e salvarlo. Allora, vediamo di trovare anche il resto degli oggetti. Torretta mitragliatrice fissa, che invece dovremmo utilizzare noi. Aspetta, aspetta, porca di per porca. Grosso, 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 grosso. No, non palpeggiare me, non palpeggiare me. Ragazzi, dovete colpirlo sulla schiena, porco cane. Ok, dobbiamo prepararci quindi per l'assalto. Barrichiamoci stile Call of Duty, quello con gli zombie. Perfetto, ma controlliamo comunque di non aver lasciato nulla all'esterno. In effetti abbiamo trovato un'ulteriore torretta automatica. Sono praticissime. Purtroppo dobbiamo ogni tanto andare noi a rifornirle di proiettili. Perfetto, anche questa dovrebbe proteggere effettivamente da assalti frontali. Porca di quelli per porca. Come sono già dal signor Luca. Da dove siete arrivati? Porco cane, ma... Oh, oh, ma stai scherzando? Aspetta, aspetta, barrica. Barrica, sento il tizio che mi respira nelle orecchie. Quindi il palpeggiatore da qualche parte. Aspetta, è lì. Dove sei il palpeggiatore? Ah, ah, troppa gente all'improvviso. Aspetta, 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 aspetta. Chi è questa? Ah, la drogata, la sputatrice che ti tira le malattie venere. Porca di quelli per porca. E dai, che hanno distrutto le barricate. Datemi un secondo. Allora, se ho visto bene, ci possiamo anche piazzare qua sopra e all'occorrenza far fuori chiunque arrivasse dal lato sinistro. Quindi piazzami qua la suddetta mitragliatrice fissa. Devo ancora familiarizzare un pochettino con l'ambiente. Ok, questo è il piano superiore. Qui abbiamo il verricello.
Oh, dobbiamo sollevare praticamente la parte sopra lì della cripta, come cavolo si chiama. Perfetto, che ci permetterà di accedere alle catacombe. Cosa potrebbe mai andare storto? Qui abbiamo... Oh, mitraglietta pesante, vieni da papino. Aspetta, l'occorrenza la tiriamo fuori e facciamo passare la voglia di non vivere agli zombie. Porco cane, ne stanno arrivando decisamente troppi. No, signore, signore, vado a rompere i maroni a qualcun altro. Porco cane, torrette. Ah! C'era un tizio esplosivo! Ai miei tempi non c'erano i tizi esplosivi, li hanno aggiunti dopo! Aspetta, 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 barica tutto, perfetto, stanno attaccando letteralmente da qualunque lato. Ok, controlla tutte le cavolo di finestre, le torrette. Ci stanno difendendo, ebbene, ma qualcuno è riuscito a far breccia, nonostante tutto. Ok, l'importante è che non arrivino... C'è qualcuno che urla fuori! C'è qualcuno che urla fuori, dannazione, aspetta che hanno fatto breccia da suo lato. Ragazzi, ho capito che siete NPC, quindi voi non barricate. Però porchi quelli... Porca signore, prego, Scusi, ero il dipendente comunale che stava lavorando. Cosa fate qua sopra? Datemi una mano, razza di idioti. Eccolo là sopra. Aspetta, 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 che prova ad eliminarlo. Maledetto. Oh, no, stava continuando a urlare che Don Telone riceveva i fedeli. Vedete che stanno arrivando in massa perché tutti amano Don Telone. Non mi sgattarare in faccia, maledetta tossica. Ok, sì, so che c'è la torretta, ma stanno arrivando di lato, neanche a farlo apposta. Aspetta che c'è anche quello che fa le scuregge. Aia, chi è che mi palpeggia? Chi è che mi ha palpeggiato? Aspetta, aspetta. No, 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 il palpeggio. Da sotto mi ha preso, gente. Gente, qualcuno che mi dia una manina. Maledetto bastardo. Porco cane, hanno anche rilasciato gas. Cosa succede? Si è rotto? Come si è rotto? Io come faccio a ripararlo? Come poi io lo riparo? Gente, mi volete dare una manina quando avete un secondo? No, molto male. Ah! Porco cane, mi sono cagato in mano. L'abbiamo sollevata solo di qualche centimetro da nazione. Aspetta, aspetta, ti do una mano io, Giovanni. Ti do una mano io, Giovanni. Però che cacchio, non funziona. Oh, che dai. Ok, dobbiamo prendere un oggetto che si trova poco distante. Aspetta, 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 aspetta. Sto facendo casino con i comandi. Arrivo, amici. Prendi tutto. Ah, sono pezzi di ricambio. Au, au. Oh, no, 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 no. Fuori di qua, fuori di qua, fuori di qua, fuori di qua. Ha scureggiato il tizio. Tizia, veloce. Pensa che sia una gretta di BMX. Comincia a correre. Ok, 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 ok. Passiamo dall'alto. Veloce, veloce. Tanto il vericello si trova al piano superiore. Maronne, mi hanno già palpeggiato male. Perfetto. Consegniamo i pezzi di ricambio. Ok. Ok, dovrebbe essere ripartito nel frattempo. Abbiamo appena completato un terzo. Aspetta, che questa la prendo io. E faccio passare a tutti la voglia di vivere. Di non vivere. Aspetta, bani. State buoni, fedeli. Scusate, ma la chiesa è chiusa. Aia, signori, mi date una manina. Dai, E che ho paura a scendere. Posso salire sul tetto? Vediamo un po' se... No, gioco ha detto no. Gioco ha detto, anzi, ti faccio scendere. Così ti rimani fregato da solo qua fuori. Sto anche finendo i proiettili. Aspetta che intanto ricarico anche sta cavolo di torretta. Oh, marone, stavo per dire sento urla brutte. Ora ho capito perché. Vabbè, l'urlatore. Eccolo lassù, era lui? Credo fosse lui. Trova il carburante per rifornire il generatore. E ti pareva? Un attimo, un attimo. Un cocchio di attimo. Ok, fatta fuori, perfetto. Ok, il carburante si trova da quella parte. Però saresti pure un attimino impegnato. Porco cane, devo rifornirmi di munizie. Allora, aspetta che qua hanno fatto breccia. Quindi posso tornare dentro. Dove stanno le munizie? Vabbè, qua abbiamo le granate. Hanno fatto breccia, hanno fatto breccia, aspetti, aspetta, aspetta. Tira fuori la mia pedata e tanti saluti. Voglio dire se adesso mi rompi i maroni. Peccato che quest'arma non la possiamo ricaricare con le suddette munizioni. Ok, ricaricami il fucile d'assalto. Maronne, ricarica anche questa. Siamo al primo assalto e sto già porconando. Ok, ok, si sono calmati un attimino. Prendi quel cavolo di carburante, perfetto, ce l'ho. Come avete fatto a finire il carburante in 5 secondi? Ragazzi, potete fare qualcosa anche voi. Ok, copritemi il culo. Dove lo devo mettere? È di sotto? Non mi ero accorto, ragazzi, comunque ci passiamo, Cioè, non so se qualcuno di noi è un po' più grasso degli altri. Perfetto, metti dentro il carburante. A posto, fai ripartire il tutto, ciccio. Quanto stiamo? A 2/3. Perfetto, aspetta che vediamo di richiudere le finestre. Ci sono un po' di spifferi, purtroppo, mi entrano gli zombie. Guarda, barricate distrutte dovunque. Aspetta che non mi chiudo fuori. Perfetto, perché è già capitato, per inciso. Buoni fedeli. Buoni fedeli. Aspetta, 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 aspetta. Ok, perfetto. E spariamogli attraverso le barricate. Chissà perché i miei proiettili, per fortuna, non distruggono il legno. Allora, datemi un secondo che mi rifornisco. Perfetto, mi dovrei anche tipo curare un attimino. Ragazzi, paratemi il culo. Bravi, ragazzi, ancora un secondo. Ok, siamo a posto. Non è che c'erano medikit qua, no? Solo granate e frammentazione, ma siamo messi bene. Datemi un secondo che c'è il palpeggiatore. Sento il palpeggiatore. Dove ti sei nascosto, maledetto? È sopra, è sopra, è sopra, è sopra, guardalo. Maledetto schifoso, perfetto, eliminato. Signori, direi di scendere velocemente ai piani inferiori. Perfetto, richiudete tutto alle nostre spalle. Dimmi che si richiude perché sennò ci seguono. Oh, oh, è vero, catacombe, direi anche di no. Diamo un'occhiata in giro.
Beh, voglio dire, questi sono morti da un bel po' di tempo. Non mi aspetto che ritornino in vita all'improvviso. Ok, zona... Porco cane, a quanto pare c'era la riunione qua sotto. Ok, oh, è pieno zeppo di acqua, è una mia impressione. È stato tutto allagato. Eh beh, giusto, non ci sono più quelli che fanno manutenzione. Sì, ma se attiviamo le pompe, scusate l'ignoranza, faranno rumore attirando l'attenzione di tutti. Ok, aspetta che vedo se c'è... Oh, ora ragioniamo. Un cavolo di medikit per mammina. Ma stia buona signora, non rompa le scatole. Allora, abbiamo una... Porca, poi non ti avevo visto. Abbiamo una mitragliatrice fissa che direi di piazzare direttamente qua al centro. Sento rumori brutti. Sento rumori tanto brutti. Piazziamo casomai una seconda mitragliatrice fissa in parte all'altra. Ne abbiamo praticamente tre. Dovremmo riuscire a fare il chiurlo a tutti. Oh mio Dio, aspetta, c'è una zona anche qua dietro. Aspetta che do un'occhiata veloce veloce. Sì, ho capito, potrebbero arrivare anche da questo lato purtroppo. Anche da qua sotto. Ok, quindi dobbiamo evitare che ci attacchino alle spalle. Oh, porca di quelli per porca, tua nonna in cariola. Perfetto, altra torretta automatica. E direi di metterla invece da quest'altra parte. Ok, non penso che ci sia altro. Quindi direi di attivare le suddette pompe. Perfetto, se i nemici salgono da quel lato si prenderanno la 220, che è meglio che nulla. Oh, anche se arrivano da dietro, perfetto, è tutto randomico. Ma dovremmo essere adeguatamente difesi. Oh, oh, pepepepepepepe. Stavo facendo lo spiegone, non mi sono accorto che sta arrivando gente. Aspetta, 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 aspetta. C'ho l'idea della vita. L'ho avuto un po' in ritardo, no, 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 l'ho avuto al momento giusto. Oh, maro, certo. Oh, c'erano delle casse anche là sotto. Senti, io sparo, cacchio, tanti saluti. Il problema è che se torrette non hanno proiettili infiniti. Guarda quanti fedeli all'improvviso. Signori, il tour delle catacombe è chiuso, portate pazienza. Porco cane, cos'è che deve ripartire? Riavvia le pompe. Aspetta, che intanto lancio anche un paio di esplosivi che mi ero completamente dimenticato. Ah, ciccio, come ho fornito le granate? Non ne ho lanciate neanche una, ma stia scherzando. Ok, riforniscitidi granate, perfetto. Aspetta, 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 aspetta. Ok, ottimo. Come faccio a far ripartire le pompe? Botta che clicco? Dove devo andare? Ah, dobbiamo andare là dietro. Occhio che c'è la drogata. Perfetto. Una riunione adesso, tutti qua dietro. Aspetta, aspetta. Boni, lancio una granata. L'ho lasciato un po' lunga, ma ci siamo capiti. Rigranatizzali tutti. Perfetto, scusate signori, questo è riservato allo staff, portate pazienza. Ok, corri, 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 me ne frega niente, me ne frega niente, me ne frega niente, palpeggio le cose. Veloce, veloce, signore, non rompa i maroni. Ok, ok, ok. Per fortuna che le torrette ci stanno dando manforte. Per il resto, sì, decisamente troppi fedeli. Mi servono altre granate. Ne abbiamo tantissime, per fortuna. Meno male che ormai nelle catacombe italiane ti aggiungono direttamente le granate in caso i tizi che ci vivono dentro tornassero in vita. Beh, vivono, insomma, quelli che sono morti, avete capito il discorso. Giovanni, 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 stai fermo. Stai fermo, non ti muovere che ti sto curando. Stanno arrivando, perfetto. Aspetta che recuperiamo un altro medikit per il sottoscritto. Per il resto direi che è davvero giunto il momento di andarcene molto rapidamente. Aspetta che faccio fuori gli ultimi simpaticoni. E chi si è visto, si è visto. Se scendiamo adesso, non è proprio il momento migliore. Senti, al diavolo, salta di sotto. Perfetto, corri, 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 corri. Devo passare da di qua? Botte sega, io scendo di prepotenza. Aspetta, 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 ragazzi, mi date una manina che c'è un tizio lì grosso più grosso. Porco cane, porco cane. No, no, troppo rumore. Oh, ci sono chiuse le porte dietro di noi. Ok, è un grosso problema. Aspetta che non si risvegli qualcuno all'improvviso. Un po' me lo sentivo, porco cane. Ok, dobbiamo passare da quest'altro lato. Meno male. Go get 'em. Sì, ma siamo vivi per puro miracolo. Guarda, gente. Ok, magari tiriamo fuori delle armi più serie. Oh, dobbiamo già difenderli. Aspetta un secondo. Aspetta un secondo. Quanta gente all'improvviso. Boni. Boni, 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 boni. Ma onne, è salita a tutti l'estasi religiosa. It is very good to see you. Quadra, che piacere rivedervi. All good, Vesta. Gonna get them out of here. Ok, piazziamo un po' di torrette automatiche. Abbiamo un minuto e 8 secondi per mettere tutte le difese. Oh, c'è il lanciafiamme, era utilissimo questo. Allora, aspetta che mettiamo un'altra mitragliatrice fissa invece da quest'altra parte. In questi giochi, quando sei con gli NPC, quello che mi fa girare i maroni è che loro non prendono gli oggetti, quelli da piazzare. Ok, aspetta che mi rifornisco un altro po'. Prevenire è meglio che curare, essere senza proiettili. Siamo nell'AM più totale. Ok, abbiamo ancora 17 secondi. Un'altra mitragliatrice fissa. Da questo lato non posso piazzarle purtroppo. Senti, mettile qua. Ci sono tre mitagliatrici. Prima o poi troveremo un modo per utilizzarle. Ho la vaga impressione che stiano arrivando un sacco di turisti all'improvviso. Porco cane, guarda quanti. Guarda quanti. Oh maronne, sì, abbiamo un minimo di difese, ma non riusciremo mai. E poi mai tenerli a bada. Squadra Minerva, non è che venite a darci una mano, vero? Un aiutino. Guardali.
Escono dalle fottute catacombe! Aiuto! Certo, anche una fetta di chiurlo. Ok, qua ho quasi finito i proiettili. Buoni. Buoni. Ok, finito, finito, finito. Dov'era l'altra? Dov'è l'altra? Certo. Aspetta. Aspetta, che casino. Ragazzi, ragazzi, proteggetemi da sinistra. Aspetta, 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 aspetta. Guarda, guarda quanti buoni. Lancia una bomba. Perfetto, abbiamo ridotto il quantitativo di fedeli. Minerva, sparate anche voi, dannazione. Ho visto gente che volava male per una frazione di secondo. Ok, perfetto. Aspetta che abbiamo anche questa mitragliatrice fissa alla corrente. Ah, ma spara solo in una direzione. Porco cane, speravo ruotasse di 8 miliardi di gradi. Io, ragazzi, ci fa un peso male lei lassù. Torneranno dall'altro lato. Aspetta, non vedo nulla. Non vedo praticamente nulla. Cos'è sto gas? Ragazzi, levatevi da lì. Deve essere esploso uno scureggione all'improvviso. È arrivato qualcuno in maniera molto faia, in effetti. Aspetta. Oh, i tossici e quelli esplosivi. Ok, si sono uccisi tra di loro. Non mi lamento. Ok, da questo lato. Ecco, appena detto, da questo lato non attaccano e arrivano adesso. Allora, aspetta un secondo. Aspetta, 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 aspetta. Ok, fatto fuori. Ragazzi, da questo lato non so come eliminarli. Dobbiamo farli fuori noi manualmente. Ma stanno scivolando. Ma cos'è? Ce n'è qualcuno che è bagattissimo. Guardate che roba. Non ci credo mai nella vita. No, questi non li facciamo fuori ma neanche mai. Oh oh, oh oh, oh oh. Torrette, torrette, dateci. Oh marone, oh marone. Oh maronnissime. Ok, ok, gente. Gente, abbiamo un problemonissimo. Un problemminerrimo. Aspetta, 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 aspetta. Spara tutti, quante granate ho. Finite tutte, ovviamente. Quando abbiamo delle granate sono completamente finite. Ok, per fortuna c'erano delle trappole elettriche, mi consolo. Aspetta, 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 quelli sono i barili esplosivi? Ma non è che esplodono più di tanto? Quali sono i barili esplosivi? Ok, ok, no, 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 no. Voglio essere palpeggiato, grazie, non compro nulla. È vero che sono il nipote di Don Telone, ma non esageriamo. Aspetta, 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 questi sono i cosi esplosivi? Aspettate un attimo che mi devo... ok, ce l'abbiamo fatta. Ok. Grazie a Dio. Let's get to work. Can't let Venice show us up, huh? Ok, abbiamo salvato Venezia e Roma praticamente. Beh, Roma la stiamo salvando, è in corso d'opera il tutto. Ok, devo dire che mi sembrava effettivamente di trovarmi a Roma. Vediamo se c'è una missione proprio fra i vicoletti, perché qua eravamo nelle catacombe dentro una chiesa. Ho capito che Roma c'ha 826 giustamente chiese. Ne ho fatti fuori 992, stavo puntando al millino come potete notare. Perfetto, abbiamo fatto un sacco di progressi. Allora, pistolero livello massimo, lo so. Progresso armi. Oh, questi li possiamo spendere casomai per potenziare le nostre armi. All'occorrenza. Allora, direi di passare quindi al prossimo episodio, che si chiama Chiamata alle armi. Gli esperti della squadra di Minerva hanno in programma di usare i trasmettitori radio del Vaticano per inviare una chiamata alle armi a tutti i superstiti a Roma. La squadra Apollo è stata incaricata di scortarli e di assicurarsi che il messaggio venga consegnato. Ok, continuerei ad utilizzare la signorina Daniela, che mi sembra abbastanza arrabbiata con la vita. E a giudicare dalla copertina, direi che sì, stiamo per percorrere le strade di Roma. Ci saranno un po' più di turisti del previsto, ma i turisti, quelli cattivi, quelli che ti mozzicano, sono i peggiori effettivamente. Apollo to Vesta, we're on the scene. Any word from Vulcan or Minerva? They've taken casualties. I don't know how many. Last known location was just south of Tiber Island. Anything more precise? No, they're not responding. Il Tevere è rimasto uguale con i cadaveri che galleggiano. Uguale uguale proprio, Non noto grandi differenze. È una vita che non vado a Roma. Mi sono divertito un sacco l'ultima volta. Allora, teniamo fuori la pistola, perfetto. No, è che non ci sono abbastanza persone per salvare una città del genere. Ui là, c'è un temporalone in arrivo. Mi pare un'ottima idea. Cominciamo ad eliminarli tutti il più rapidamente possibile. Perfetto. Non ho trovato neanche un esplosivo prima. Purtroppo sono nascosti in Culolandia. Non detto neanche che spawnino nelle stesse zone. Anzi, in questo gioco è tutto randomico. T'ho visto, pervertito. Guardalo lì il bastardone. Speravo di palpeggiarmi a morte. La prima volta che vengo palpeggiato una sola volta. Di solito mi palpeggiano molto di più. Si vede che è passato un anno e mezzo e sono invecchiato. Ok. Ti pareva? A quanto pare c'erano un sacco di clienti. No, 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 no. Pare detto palpeggiatore. Sempre il palpeggiatore becco. No, così signore. Dicevo, sempre il palpeggiatore becco io. Ok, qua sono tutti decisamente molto morti. No, no, volevo prendere il fucile automatico, visto che essendo passato da un livello all'altro, ovviamente non lo abbiamo più con noi.
Ok, qua sembra tutto tranquillo. Aspetta che ricarico. Che macello! Vediamo le scritte se sono corrette. Sì, hanno scritto solo scala, ma vabbè, dettagli. Di solito fanno di quegli errori assurdi con la lingua italiana. È così difficile trovare qualcuno che parli italiano? O quantomeno che conosca la lingua italiana per dirti no, hai scritto una boiata sul cartello. Guarda cadaveri, che disastro. Ah, mi sa che siamo... stiamo uscendo da un ospedale. Adesso ho capito perché c'è chito pronto soccorso e via dicendo. Wila! Abbiamo i veicoli dei carabinieri, incredibile. Ambulanza, che è scritto anche giusto. Ci credo mai nella vita, ragazzi. Che fiero di essere italiano. Aspetta che sento rumori brutti. Mi sa che c'è qualche altro palpeggiatore. Aspetta un attimo. Volevo dare un'occhiata al Tevere. Beh, devo dire che comunque hanno fatto un buon lavoro. Chi è che urla? Bani, non urlate. Dicevo, devo dire che hanno fatto un buon lavoro. Sembra davvero di trovarsi, come dicevo, fra le strade di Roma. Allora, tienimi fuori il fucile d'assalto perché sento qualcuno che respira male. Chi è che respira male? Ah, c'è, porco cane, c'è il tizio là, l'ho visto. Aspetta, boni. Eccolo là, lo scureggione. Perfetto, fatto fuori, ottimo. Oh, granata fermentazione, venite da papino. Signore, rompa i maroni, porco cane, che la trucido. Anzi, la mannaio male male. Oh, ordigno da sfondamento, finalmente. Sento qualcuno che respira male. Qua dietro, il battaglio. No. Aspetta, ok. No, mi ha palpeggiato. Cioè, lo stavo uccidendo io, ero in animazione. E poi il gioco ha detto, col cocchio non ti do la soddisfazione, Lon. Ok. Aspetta che ci sono decisamente troppi fedeli e turisti, Bani. Perché a tutti sale l'estasi religiosa quando passo io? Niente da fare, nessun membro della squadra sembra trovarsi da queste parti. Signora, sia buona. Ok, vediamo di ritornare casomai in strada. Ti sento che rugni. Dove sei? Guardalo lì. Allora sei pirla, devi star zitto. Ok, abbiamo raggiunto intanto il ponte. Aspetta che cerchiamo di risparmiare proiettili, perché non ho trovato neanche un punto in cui rifornirmi per adesso. Oh, aspetta, c'è una cassa di munizioni qua dietro. Oh, chiedetevi sarà dato. Perfetto, aspetta, no, sì, ma ricaricami la pistola, ciccio. Ok, cerchiamo di procedere. La carica da sfondamento me la tengo casomai per la parte finale della mappa, dove effettivamente la situazione si complica di solito. Ok, da qua non si torna più indietro, ragazzi. Che disastro! Ok, vediamo di proseguire da quest'altro lato. Beh, mi sono bloccato male. Oh no, zona da difendere. No, scorreggione, occhio allo scorreggione. Aspetta. Eliminali tutti, velocemente. Dobbiamo salvare di nuovo la squadra, Minerva. Aspetta. Arrivo. Un attimo di pazienza. Scusate, signori, mi tenete una bomba a mano, cortesemente. Perfetto, grazie, molto gentili. Olè. C'è qualcuno che urla? Dove? Aspetta, secondo. A posto. Allora, datemi un secondo che mi rifornisco per benino. Granate, perfetto. Orda fra 55 secondi. Ok, abbiamo una torretta automatica. Ciccione che vuole palpeggiarmi. Ok, sono fatto prendere un attimino dal panico. Allora, piazzami qua la torretta automatica. Do un'occhiata attorno a me perché mi sto cagando in mano. Abbiamo delle torrette normali là sopra. Aspetta, dove sono tutte le difese? Qua dietro. Perfetto, cos'è sta roba? Prendi casse di munizioni. Ah, ci sono anche delle casse di munizioni più piccole, probabilmente. Un'altra torretta automatica la possiamo mettere direttamente da questo lato, qualora arrivassero da quella parte. Ancora 20 secondi. Qui abbiamo un'altra mitragliatrice fissa. Non che ci serva, però una in più potrebbe far comodo. La vorrei mettere tipo qua dietro. C'è qualcuno che respira male? Dove sei, ciccio? Eccolo! Sapevo che eri qua, bastardo. Porco cane, mi domandavo da dove stessero arrivando. Improvvisamente, non chiedetemi come, l'ho capito. Che casino! Guarda quanti, aspetta, non abbiamo una torretta? E questo che cos'è? Dimmi che funziona in automatico. Ah, non posso salire sopra, purtroppo. Volevo controllare se potevo utilizzarla. Dobbiamo proteggere probabilmente anche il loro APC. Aspetta, maronne quanti. Vai, aiuto, che casino. Oddio, guarda, si buttano dei palazzi praticamente. Maronne, oh, quando ti sale il momento religioso la gente va fuori di testa da queste parti, Aspetta, buoni fedeli, state buoni. Ci sono crocifissi per tutti. Pensate alla Madonnina. Au! Ho detto alla Madonnina, non a me. Porco cane, non sono Madonna. Porti pazienza. Oh, grosso più grosso. Signorina Sofia, la salvo io. Aspetta, fai esplodere quel coso. Ok, ha funzionato. Mi sono fatto male un po' anch'io, ma vabbè, dettagli. Aspetta. Ragazzi, se usate queste, secondo me ci semplifichiamo la vita. Io la butto là. Vai, spara tutti, maronne, quanta gente. E tutti adesso arrivano, peraltro. Da dove? Maronne. Ok, c'è giusto un po' di gente, a quanto pare. Maronne, è il boom turistico all'improvviso, Signori, ma le mascherine e il distanziamento sociale dove lo mettiamo?
Quanti proiettili ho? Po' zero. Ok, ok, scendiamo direttamente. Lanciamo un paio di bombe a mano. Perfetto, ok, i turisti piacciono un sacco. Mi piace come ogni tanto si buggano. Ma vabbè, dettagli. Oh, abbiamo eliminati praticamente tutti. Perfetto, aspetta che ricarico. Ah, stanno uscendo, perfetto. Ok, quindi ora dobbiamo fare la scorta al veicolo. Oh, certo. Ma certo, quelli non stanno arrivando a rompere i maroni. Aspetta, dov'è quello che urla? Aspetta, è lassù, quello attirerà troppi zombie. Aspetta, 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 aspetta. Olè, eliminati tutti. Maronne, che temporalone che sta arrivando, peraltro. Se mi bagno, che ho appena fatto la permanente, mi incocchio. Maronne, non mi ricordo che la Sofia la stavano picchiando male. Ok, stanno per arrivare alla porta. Qualcuno ha la chiave. Ah, si apre in automatico il cancello, che botta di chiurlo. Ok, mi aspetto ovviamente che arrivino orde e orde di zombie, letteralmente da dovunque. Aspetta, che c'è lo scureggione. Boni, state buoni, porco cane. Oh, oh, quello esplosivo. Ok, eliminato preventivamente. Ragazzi, copertura mentre ricarico, però. Porco cane, ma che mira DM. Oh, che spavento. Ma, no, oh, non c'erano prima o mi sono comparsi all'improvviso? Aspetta, aspetta. Ok, ok. Ehi, quanta gente c'era in quel cavolo di palazzo? Era una riunione di condominio, a quanto pare. Ok. Porca boia, stanno arrivando tutti adesso. Veloci, veloci, gente, cercate di avanzare. Aspetta, 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 boni. Signora, svenga. Ehi, tanti saluti. Dobbiamo riattivare Radio Vaticano, per davvero? Ok. Probabilmente vogliono parlare con il resto della popolazione, anche se penso che, non lo so, tipo il 90% della gente sia genericamente morta a livello mondiale. Io la butto là come idea. Aspetta, 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 che intanto mi ricarico di nuovo con la mira DM del DeLong Gamer. Bisogna ricaricare un sacco di volte. Scudi, sta trasportando la gamba di qualcuno, le braccia. Facciamo finta di nulla, che è meglio. Oh, oh, eccoli che arrivano, eccoli che arrivano i bastardi. Bani, 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 bani. Perfetto. Ah, ragazzi, copritemi, ragazzi, copritemi. Chi è che urla? Eccolo lassù. Perfetto, eliminato. Il problema è che nel frattempo ha attirato anche troppo l'attenzione. Trucida, trucida tutti, perfetto. C'ho le mannaie calde che vi trucido male anche la nonna, porco cane. Strapotentissima sta donna, soprattutto nel corpo a corpo. Ok, non male. Veloce, entra lì che ti proteggiamo noi. Oh, aspetta, bomba, bomba, bomba. Il solito riesco a farlo fuori con la bomba a mano, porco cane, quel tizio. Dobbiamo aprire il cancello. Oh, perfetto. Oh, stra perfetto. Aspetta che c'è una cassa. No, scusa, sbagliato tasto. Vediamo un po', troviamo qualche arma faiga. No, lancio granate, eviterei col revolver a colpo sì. Torco cane! No, 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 no. Allora, facciamo il giro da quest'altra parte. Aspetta che non ci sia qualche altro pervertito nel baretto. No, sembra tutto molto tranquillo. Ok, apri la porta. Buongiorno Roma. Maronne, che disastro. Oh, ma dai. Che gran botta di chiurlo. Oh, porco cane, c'ho le torrette che sparano a me. Questo è un bel problema. Allora, vediamo se riusciamo ad aggirarle. Le potevamo convertire. Aspetta un secondo, aspetta un secondo. Vai, con questa torretta automatica. Ok, ora lavora per noi. A quanto pare sono anche molto hacker. No, 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 bastarda. Aspetta, 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 aspetta. Devo fare il giro, devo fare il giro. Ok, perfetto. E conquistata anche quest'altra. Oh no, sta arrivando troppa gente. Aspetta che c'è la tossicodipendente maledetta. Trucidata, aspetta, 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 che non ho proiettili. Veloce, veloce. E ricaricami qua. Perfetto, se ho visto bene dobbiamo dare una controllata. Infatti all'interno dei garage qua. Aspetta che non ci trovo qualcuno dentro che mi smozzica male. No, abbiamo trovato un signore. Sono tutti uguali i tizi da palpeggiare. Dove sono tutti i fratelli gemelli? Ragazzi, copritemi intanto che io palpeggio le genti. Veloce, veloce. Ok, l'abbiamo trovata. Perfetto. Vediamo di attivare il cancello e andiamoci di qua prima che il temporale arrivi. Maronne, che macello. Pita, 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 pita. E olè. E poi mi c'è avuto il tastierino numerico. Allora la tessera cosa mi serviva, scusate? Veloce, pedala, pedala. Dai ciccio, pista sull'acceleratore. Peraltro sto veicolo è ipercorazzato. Cioè, anche se metti 100.000 zombie non riusciranno a far nulla, al massimo potrebbero spaccare un vetro, ma nulla di più. Aspetta che qualche torretta sia attivata per una frazione di secondo. Ah, ecco perché. Ok, c'è... Oh, no, 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 c'è molta più gente del previsto. A quanto pare vogliono un passaggio. Signori, non è il vostro Uber. Portate pazienza, maledetti rompiscatole. Devo ricordarmi che lanciare granate attira giusto un attimino l'attenzione. Devo trovare le granate silenziate, l'invenzione del DeLong Gamer. È come se inventassero il velcro che non fa rumore. Oh, oh, conto qualcuno che rugna male. Ok, perfetto, li abbiamo eliminati tutti. Ciccio, tu continua ad avanzare. Ribadisco che se fossimo saliti sul veicolo sarebbe stato più facile da difendere. Ok,
Aspetta che recupero qualche altra granata a frammentazione. Ottimo. Ragazzi, prendetele anche voi le granate, ce ne sono per tutti. Ecco, cane. Perfetto, pista su quell'acceleratore, ciccio, veloce. Ok, dovremmo essere praticamente arrivati, mi sa. No, 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 no. Eliminiamoli prima che riescano ad avvicinarsi. Buongiorno. Buongiorno anche a lei. Oh, signora, si plachi? Mi serve un esorcista? Ok, cosa non si fa per conquistare una stazione radio, praticamente? Ok, perfetto. Hanno aperto i cancelli, hanno aperto i cancelli. Ora possiamo entrare. Panicume assurdo. Salve signori, voi siete buoni, no? Perfetto, quindi ci dovrebbero dare una mano a difenderci. Oh, devo già preparare le difese? Datemi un secondo. Porco cane, aspetta! Aspetta, c'era il palpeggiatore. Perfetto, ok, ricarichiamoci con le munizie. Ottimo. Allora, qui abbiamo una torretta automatica. Da dove arriveranno? Dobbiamo mettere un pochettino ad cacchium e incrociamo le dita. Altra torretta automatica, maronne. Quanto le adoro. Sta già arrivando gente? Oh, 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 tizio esplosivo, tizio esplosivo. Che disastro. Ok, fammi vedere se c'è qualcosa di qua. Sì, abbiamo una mitragliatrice fissa. Aspetta che non mi spuntino all'improvviso. Spavento. No, 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 no. Buono, perché devi sempre palpeggiarmi i cugini qua. Ok, una torretta casomai la piazziamo qua sopra e ci permette di difendere la zona qua dei binari. Il problema è che non sappiamo da che lato arriveranno. C'è qualcuno che urla? C'è un urlatore da qualche parte. Porca di quelli per porca. Devo eliminarlo tempestivamente. Eccolo laggiù. Perfetto. Fatto fuori. Non ho potuto aprire neanche un container, dannazione. Fammi dare un'occhiata se c'è qualcosa da far esplodere in zona. Non c'è nulla. Non c'è nulla, dannazione. Eccoli che arrivano direttamente dai binari del treno. Un po' me lo sentivo. Ok, veloce, veloce. Aspetta, oh, oh, aspetta. Credevo arrivassero da quella. Oh, porco cane. Oh, porco di quel porco cane. Ok, ok, è molto peggio del previsto. Ragazzi, proteggetemi da sinistra perché non posso far tutto io. Sento gente che mi rugna male. Disinfetta, 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 veloce. Porco cane, dov'è la tossica maledetta? Aspetta, no, troppa gente. No, porco cane. Porco di quel porco cane. Ok, eliminato rapidamente. Ok, ripiglia quella cavolo di torretta. Porca di quella iperporca. E dai, ma non l'avete fatta fuori, gente. Stiamo lontani da lì perché la tizia continua a sgattarrarmi schifo addosso. Aspetta, continua a tirare bombe a mano. Che cosa buona e tanto giusta. Aspetta che ricarico, aspetta che ricarico. Ti smacello anche il cugino, santo cielo. Ok, aspetta che la torretta automatica scarica qui. Ricarica, 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 ricarica. Perfetto. Dove diavolo è la tossica? Veloce, signor Luca. Aspetta, granata frammentazione. Mi servono assolutamente. Ottimo. Da dove? Da dove? Ma, ma come hanno fatto arrivare da dentro? Ma stia scherzando. Ma stiamo strascherzando, porco cane. Aspetta, lì era solo un mortaio. Ok, li dobbiamo far fuori manualmente. Chi si è visto, si è visto. Signor Luca, lei è lentissimo a far qualunque cosa. Oh, porco cane. Aspetta, aspetta, aspetta che ho visto il palpeggiatore all'ultimo. Dobbiamo andare di sopra. Cosa che dobbiamo fare? Allora, cerchiamo di affrontarli prima che riescano ad andare sotto. Ripristina gli interruttori di sicurezza. Guarda, ce n'è uno qui. Che cosa buona e tanto giusta. Aspetta. No, 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 stanno arrivando. Stanno arrivando. Allora, aspetta che lancio un po' di bombe a mano. Tanto le possiamo recuperare da qui. Volevo vedere se c'era qualcosa all'interno. Veloce. Ragazzi, copritemi. Signore, lo vedo. Signore, la vedo. Aspetta un secondo. Ok, qua possiamo anche ricaricare le munizie. Veloce. Vediamo un po', abbiamo un mortaio. Fucile antimateria all'interno della cassa invece abbiamo. Ah, niente di che. Ok, tiriamo fuori le armi pesanti e attiviamo la leva. Vai. Dov'è il prossimo? Dov'è il prossimo? Griglia di sicurezza. Portala via in caso di necessità. Dobbiamo trovare l'altra? Dov'è? Non la vedo. Non la vedo, dannazione. Brutto punto in cui scendere. Ok, dall'altra parte. Non ce la farò mai 9 secondi. Provo lo stesso, provo lo stesso. 6 secondi, 5, 4, 3, 2, 1. Dai, tira, tirala. Dannazione, non è bastato. Non è bastato, non è bastato, porco cane. Ok, ok, riproviamoci di nuovo. Corri, corri, veloce che mi palpeggiano. Aspetta, e non mi corre la tizia però, perché sono troppo ferito. Aspetta, 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 aspetta. Ma mi hanno sgattarrato male addosso. No, 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 ok, credevo di essere stato infettato per un fratello di secondo. Aspetta, ce la faccio, ce la faccio, ce la faccio, ce la faccio. Veloce, tira la leva, ok. Questa volta ce l'abbiamo fatta, ma rimane botta di culo. Ok. A posto, ora dobbiamo difendere il veicolo di Luca. Allora, datemi un secondo che mi curo un attimino. Mi attacchino proprio adesso.
E ole. No, 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 la scattaratrice. Maledetta tossica. Aspetta, aspetta. Maronna, sto fucile è molto meno potente di quanto mi ricordassi. Ok, senti, facciamo, spariamo un po' ad cacchium. Chi piglio piglio, chi si è visto si è visto. Ok, a posto, missione compiuta. Aspetta che la torretta è scarica. Ottimo, io intanto rifornico questa. Come ti serve più tempo? Oh mio Dio, eccoli che arrivano. Spara col mortaio, tanti saluti. Non so dove pigliamo, pigliamo, non è che mi interessa più di tanto. Spara, cacchio. Qualcuno pigliamo, qualcuno pigliamo, vai. Aspetta, lancia un po' di bombe a mano, buoni figlioli. Buoni fedeli. Aspetta che sto ricaricando. Ti avvicini, ti squarto tutto. Porca di quelli per porca, ok. Oh mio Dio, ne arrivano altri, ne arrivano altri. Casino. Ma abbiamo una mitragliatrice fissa, sì, ma appunto dalla parte sbagliata. Non ne ho altre purtroppo. Oh, ho detto qualcuno gli è salita la passione per il volo nel frattempo. My countrymen, you're hearing my voice because we have reached a turning point in this war. We won't run anymore. Tomorrow, we take back Rome. Our brave fighters will converge on the Colosseum for a final push against the infected. I ask you to be their guardian angels. If you have ammunition, use it. We need all of you. Together, we will turn the tide. Godspeed, brothers and sisters. Buona gente, io direi che per questo episodio ci possiamo fermare qua. Avete visto che la signorina Daniela è una bestia veramente assurda. Nel prossimo episodio ovviamente terminiamo la liberazione di Roma, tranquilli, ed iniziamo anche la campagna madre patria Russia. Sarà sicuramente qualcosa di epico. Nei commenti fatemi sapere cosa ne pensate. In descrizione trovate anche il link alla playlist qualora non abbiate visto i precedenti episodi. Lasciate un bel mi piace, altrimenti la signorina Daniela vi spunta all'improvviso e vi riempie di randellate sulle gengive. E noi ci vedremo in un prossimo video. Ciao ciao!